Amici, oggi è sabato da Radio Cosenza Centrale. Ci spostiamo circa molti anni fa, proponendo nello stesso tempo anche gli aspetti salienti di questi ultimi anni e di questo sabato, che non è un sabato del villaggio, ma è un sabato che ha stravolto letteralmente la nostra vita. Il sabato delle mascherine, prendi e togli, del Green Pass, perfino addirittura per ritirare la pensione. È una società diversa, quella società prefigurata in un libro che io leggendolo, 1984, molti anni prima, quando si pensava che il 1984 fosse il futuro, invece adesso è passato, ma un passato che è stato profetico, perché ha proposto un presente assurdo, confusionario, caotico. E quindi lo diciamo dalle frequenze di Radio Cosenza Centrale, 194, la radio che non esiste più, come non esiste più neanche quella società, quella società spensierata, quella società dove si usciva tranquillamente a Corso Mazzini. Ci si incontrava con gli amici e naturalmente si parlava dei dischi, degli ultimi dischi usciti, si parlava dei Supertramp, si parlava dei Beatles, si parlava di Peter Gabriel, dei Crosby, Stills, Nash & Young, si parlava dei Traffic, insomma, noi parlavamo, cantavamo, metabolizzavamo soltanto la musica e le nostre amiche, nei nostri piccoli ritrovi, in quei night club del tutto surreali, arrangiati, e soprattutto c'era qualcosa che oggi sembra essere realmente un diversivo, l'amore, i fidanzamenti. Le donne erano per noi qualcosa di straordinario, di magico, nello stesso tempo lo eravamo noi, che non eravamo dei surplus, eravamo dei piccoli sognatori, perché perfino i sogni erano sogni di piccoli borghesi, di persone di provincia, che cullavano la felicità senza troppo pretendere. Ma nulla e nessuno pretendeva troppo da quella società, perché c'erano tutti gli ingredienti nati dal dopoguerra: la tranquillità, la felicità, un'esistenza serena, i matrimoni ancora vivevano senza troppo soffrire, e così noi figli di famiglia collegati tra scuola, società, calcio, ballo e musica, eravamo forse in un momento irripetibile, quello della Happy Day. Bene, proseguiamo con questa nostra musica, non ne avevo parlato, sono in pratica loro, grandissimi, da questo Fire on Ice, gli Electric Light Orchestra.